sentite questa: la posizione in cui dormite influenza la vostra salute. Mediamente passiamo 25 anni della nostra vita dormendo. Già per quanto mi riguarda, gran parte di quegli anni li ho passati a scuola. No, scherzo. Il sonno è necessario per recuperare le energie ogni giorno e mantenerci in buona salute generale. Dormire ha moltissimi altri vantaggi, non solo rivitalizza l'organismo, fa anche funzionare al meglio il cervello. Prima di approfondire, cliccate sul tasto per iscrivervi al nostro canale, qui sotto. Il lato positivo è il posto giusto dove stare. Sappiamo bene tutti quanto il tempo sia prezioso e quanto sia davvero importante sfruttare al massimo le nostre ore di sonno. Ora vi mostreremo un'analisi approfondita delle varie posizioni in cui di solito dormiamo, per scegliere quella più adatta a voi. Posizione del soldato. Dormire sdraiati di schiena con le braccia lungo i fianchi è considerata la posizione ideale per il sonno. Questa posizione è simile alla posa yoga del Savasana. Viene chiamata anche posizione del soldato ed è nota per i suoi molti benefici. I pro. È la posizione perfetta per rilassare schiena, collo e braccia. Aiuta a mantenere la giusta postura. Riduce il reflusso gastrico. Aiuta anche a mantenere sodo il seno, ve lo garantisco. Combatte l'insonnia. Riduce l'insorgere di emicranie. Aiuta a prevenire le rughe del viso. I contro. Siccome la gravità pesa sopra la lingua, la posizione può aggravare il problema nelle persone che russano o soffrono di apnea notturna. Può essere controindicata nelle donne in gravidanza perché è scomoda per il feto. Può causare dolori lombari. Soluzioni. Cercate di dormire di schiena senza cuscino. Questo aiuterà il corpo a mantenere una posizione naturale, riducendo anche il russare. Mettete un cuscino bello grande sotto le ginocchia per supportare meglio la curvatura naturale della spina dorsale. Posizione a stella marina. Si tratta di una variazione della posizione precedente. In questa posizione si sta sdraiati di schiena con le braccia e le gambe ben divaricate lungo i lati del corpo. Pro. È una posizione ideale per rilassare la schiena e il collo. Rimedio ideale contro l'insonnia. Riduce l'insorgere di emicranie e cefalee. Aiuta a ridurre il reflusso gastrico perché mantiene la testa e lo stomaco nel giusto allineamento, impedendo così che i succhi gastrici tornino verso l'esofago. Previene le rughe facciali e le eruzioni cutanee. Contro. Proprio come nella posizione del soldato, la gravità spinge la lingua in una posizione che può aggravare il russare o le apnee notturne. La posizione un po' strana delle braccia può infiammare i nervi delle spalle, causando dolori. Può causare dolori lombari. Soluzioni. Anche qui provate a dormire senza il cuscino per mantenere la testa, il collo e la colonna nell'allineamento naturale. Posizione a tronco. Aspetta, tronco. Ma non era dormire come un sasso? Vabbè, fa niente. Dormendo in questa posizione sarete sdraiati di fianco, con entrambe le braccia rivolte all'indietro, in linea retta. È consigliabile sdraiarsi sul fianco sinistro, perché gli organi vitali saranno meglio posizionati. Pro. È la posizione ideale per far riposare la colonna vertebrale, che viene perfettamente mantenuta nella sua curvatura naturale. Previene da dolori alla schiena e alla cervicale. Riduce le apnee notturne e il russare. È la migliore posizione in assoluto per le donne in gravidanza. Contro. Siccome la gamba destra riceve meno supporto, è possibile svegliarsi con leggeri dolori all'anca. Dormire di fianco non previene la pelle da invecchiamento, rughe e non fa bene al seno. In certi casi può causare dolori al collo. Soluzioni. Per evitare che questa posizione causi dolori al collo, si raccomanda di dormire usando un cuscino piuttosto grande. Potete mettervi un cuscino anche tra le cosce, per meglio supportare la gamba destra. Posizione del sognatore. La posizione in cui si dorme sdraiati di fianco, con le gambe leggermente piegate, le braccia distese e la testa leggermente fuori centro, è nota come posizione del sognatore. È consigliabile sdraiarsi dal lato sinistro, perché come abbiamo appena detto, protegge meglio gli organi vitali. Pro. Previene dolori al collo e alla schiena. Sdraiandosi sul lato sinistro si riduce il reflusso gastrico, aiuta a prevenire apnee notturne e russare, allevia i bruciori di stomaco, consente all'organismo di eliminare con maggiore efficacia le tossine del cervello e riduce il rischio di malattie degenerative come Alzheimer e Parkinson. Le ricerche mostrano anche che chi dorme in questa posizione è meno esposto ai continui risvegli notturni, probabilmente perché l'organismo si trova in una posizione comoda e naturale. Contro.
può comprimere la circolazione del sangue e far pressione sui nervi, che al risveglio può tradursi in dolori alle spalle e alle braccia. La compressione dei nervi può inoltre affaticare gli organi interni, specie stomaco, fegato e polmoni. Nelle donne può accelerare l'invecchiamento del seno e della pelle. Soluzioni. Dormite su un cuscino di raso per ridurre l'insorgere delle rughe facciali. Mettetevi un cuscino tra le ginocchia per supportare meglio la gamba destra. Posizione fetale. La posizione fetale è quella in cui siamo sdraiati di fianco con le ginocchia sollevate e con il mento in giù. È la posizione più diffusa tra le donne. Addirittura più del 41% delle donne intervistate confermano di preferire questa posizione. Anche in questo caso è consigliabile dormire sul fianco sinistro per la maggior comodità degli organi vitali. Pro: riduce sensibilmente il russare. È una delle posizioni più consigliabili per le donne incinte. Dormire sul lato sinistro riduce il reflusso gastrico. Contro: rannicchiarsi in quel modo affatica non poco la schiena e il collo, provocando perciò dolori. Questa posizione, come tutte quelle in cui si dorme sdraiate su un fianco, può provocare l'insorgere di rughe e del seno cadente. Soluzioni: usate un cuscino rigido per supportare bene la testa. Si raccomanda che chi dorme in questa posizione si giri di tanto in tanto sull'altro lato durante la notte. Posizione a caduta libera, usata dai paracadutisti? In questo caso ci si sdraia a pancia in giù, ma come raccomandato da molti esperti, si tratta di una scelta poco saggia. Pro: in alcuni casi è stata notata una forte riduzione del russare. Contro: affatica molto la colonna vertebrale e provoca dolori al collo e alla schiena. La circolazione sanguigna verso il volto è limitata, perciò insorgono ben presto le rughe. Gli organi interni sono sottoposti ad uno stress innaturale. Soluzione: cercate di alleggerire leggermente la pressione usando un cuscino tra lo stomaco e il materasso. Posizione eretta. La usano certi monaci buddisti, giuro. Si aiutano con un piccolo supporto che li aiuta a mantenere questa posizione. Nel nostro mondo moderno, l'idea di dormire in piedi è davvero bizzarra. Ma si può fare aiutandosi con un sostegno su cui appoggiare o reclinare il capo. Alcune persone usano dei letti regolabili per dormire in una posizione simile. L'angolo in cui posizionarsi può variare a seconda del metodo che si usa. Ma l'angolazione ottimale si dice sia tra i 20 gradi e i 30 gradi, per quanto i monaci sicuramente non concordino. Pro: in certi casi è stata rilevata una ridotta disposizione al russare. Può ridurre l'insorgere di apnee notturne. Può migliorare la capacità di gestire o ridurre il dolore. Contro: mette a dura prova la spina dorsale, provoca dolori al collo e alla schiena. L'afflusso di sangue verso il viso è molto limitato, con conseguente insorgere delle rughe. Sottopone gli organi interni ad uno stress innaturale. Soluzione: anche in questo caso usate un cuscino per facilitare il naturale allineamento del corpo. E per finire, la posizione del boscaiolo, quella che usa chi lavora nei boschi e vuole riposarsi dalle dure fatiche quotidiane. Attenzione però, si tratta di dormire sopra i rami degli alberi. Attenti a non cadere girandovi di notte. Ok, dai, sto scherzando. Seriamente, fateci sapere nei commenti qui sotto qual è la vostra posizione preferita per dormire. Se dormite in una posizione poco raccomandabile per il vostro benessere, considerate magari di provarne un'altra. Certo, è più facile a dirsi che a farsi. Non dimenticate di condividere questo video con gli amici e i familiari per far dormire tutti meglio. Mettete un like e cliccate su iscriviti. Unitevi ai lato positivo.